L'avete sentita in tutte le salse e ora ve la dico anch'io. Anzi no, non faccio come in LCS che si iniziarono a cantare Silver Scrapes e fu un evento più unico che raro. Quindi dirò solamente Silver Scrapes. Con un po' di piglio. Allora, devi capire che io sono così in entusiasmo totale che sto tenendo tutto per la parte finale, l'ultimo team fight, in cui io uscirò da questo studio che non avrò una corda vocale, non avrò una gola, non avrò una voce, non avrò nemmeno un collo. Capisco il senso, giustamente, giustamente. Sono in attesa. Chi l'avrebbe mai detto? È una delle partite più belle degli EU Masters, se andiamo a considerarla non solo come serie, ma anche come singole partite, alla Concordo. Fine dei conti, proprio standalone. L'ultima che abbiamo visto c'è stata quella che abbiamo quasi potuto definire una base race, con i BIG che alla fine hanno avuto la meglio, perché i KC, diciamocelo, l'hanno abbastanza trollata in quel frangente. È abbastanza tranquillo, safe to say. Ogni tanto bisogna esserlo per spronare, no? Cercare di dare un po' di spunti. Aspetta, siamo partiti con i BIG in red side e subito Camille, proprio perché vogliamo dire... Lei sempre togliamo la Irelia, il secondo ban, i che si puntano su quella corsia superiore, anche se Irelia l'abbiamo vista bene nelle mani di RKR, quindi diciamo che i che si fanno questo ban per la doppia corsia, quella solitaria. Lo fanno e sembra funzionare molto bene, senza contare che le due risposte momentanee dei BIG sono Aphelios e LeBlanc. Li abbiamo visti tante, troppe volte. Seiken e Matti sono due giovani atleti che riescono a farsi molto forti di queste due scelte. E quello è un Lee Sin che, per la tua gioia, ti vedo che ti sfreghi le mani, ci viene a salutare. Il power pick in B1 sembra andare nelle mani di questo Varus e quell'over è... riassume l'essenza della serie. Lo so che non sarà mai Katarina, lo so, non vi preoccupate, però ogni tanto bisogna sognare nella vita, no? Sì, bisogna cercare di recuperare quella fantasia che avevamo da bambini, e sembra proprio quello che stanno facendo i BIG. Oddio. Che cambiano alla fine dei conti con 3 secondi rimanenti. Ti ho visto lì che trattenevi il respiro. E questi sono Tristana e Viego. Niente di nuovo sotto il sole. Abbiamo visto già Sierra in rovina, che questa cannoniera Yordle. C'è da dire che Varus, un campione immobile contro una Tristana, può forse fare leggermente fatica, ma non dimentichiamo che questo tiratore invece, Tristana, dalla sua... Anzi, perdonatemi, Varus, dalla sua ha del poke che a Tristana per forza di cose manca. Viene a tornare ancora questo Azir. Di nuovo, tanto poke, lo abbiamo ripetuto. Prima c'era Ezreal, adesso c'è Varus al suo posto, ma bene o male la comp è sempre la stessa. Di nuovo? Ancora una volta, un nuovo flex pick. Ormai in questo EU Masters, anzi in questa serie, Jarvan IV l'abbiamo visto nei ruoli suoi predominanti, quello in corsia superiore, dove ha avuto la meglio in fase di corsia contro Meloni, che il suo Kennen, ma in giungla ha saputo dire molto bene la sua contro quel Viego che vediamo scelto dai BIG. Ultimo pick da parte dei giocatori tedeschi, anzi della squadra tedesca, che vanno per Twisted Fate. Questo mi piace perché vanno a prendersi quella che dovrebbe essere il punto di forza che hanno sia Galio che Ryze, che non vedremo molto probabilmente in questa serie, cioè il fatto di poter arrivare ovunque, dappertutto, con le loro ultimate. Portare delle ami, entrare degli eroi, in questo caso è il destino. Sono 3 strumenti veramente molto importanti, e dovesse esserci un Sylas nei paraggi farebbe sicuramente un bel banchetto con tutte e tre, ma non è questo lo scenario. Comunque lo dicevi, destino, presenza globale, possibilità di impostare delle azioni molto molto proattive con dei flank interessanti, e adesso questa seconda fase di ban sarà fondamentale. Kennen in questo momento potrebbe fare fatica ad inserirsi, a giudicare da quelle che sono entrambe le composizioni che vediamo sul teleschermo, ma la rimozione di Trundle da parte dei BIG, che a quanto pare si sono spaventati parecchio per la presenza del Re dei Troll, ci lascia molto pensare, molto da pensare anche, assieme a Rakan. Sono playmaking dubbioso. Che rimuovi. Sono dubbioso solamente di una cosa, perché tu hai parlato di un campione che è Sylas, che potrebbe ancora entrare, perché voi direte, come hanno preso Azir, che cosa vuoi?
Cabo Shard gli piacciono i giocatori, ma gli piacciono i campioni che possono hard cagliare il match. E se gli gira, potrebbe veramente fare tutto questo. Trash finalmente per Targamas, la cosa mi piace tantissimo, anche perché Varus ha la possibilità, dato che è comunque un campione apparentemente molto immobile, anzi non è apparentemente, è immobile ed è la realtà, può andare a scegliere il campione al suo fianco che può fare molto di più. È Cabo Shard Core Nectar. Naturalmente siamo andati a fantasticare, anzi sono andato a fantasticare perché sono stato io colui che l'ha messa nel mezzo, Sylas in corsia superiore, che alcune volte abbiamo visto anche nel LCK, se sbaglio è stato proprio Rich nella Spring Split con i Nosheen Red Force a utilizzare anche quel campione nella parte alta della mappa, ma invece sarà Renekton dall'altra, il suo non tanto counter ma comunque campione per antonomasia, l'avversario un po' come il bene e il male, lo yin e lo yang. È sempre comunque Renekton contro Gnar. È uno di quei matchup classici, storici all'interno della corsia superiore. L'abbiamo già visto arrivare in occasione del game numero 2, se non vado errato, ed è stato molto a favore di Cabo Shard. È vero che Melonic riusciva a trovare delle bellissime supreme schiacciando contro il muro gran parte del team avversario, ma adesso c'è una grossa differenza. Mm-hmm. C'è un Jarvan, c'è un Azir e soprattutto una bottom lane composta da un Varus e da un Thresh. Finalmente riescono ad arrivare insieme questi due campioni. Non può arrivare a Felios, arriva uno che può farne le veci, tanto poke nei confronti di Tristana, hai comunque del controllo, hai la possibilità di mettere dell'armor shred ad area con la tua E e soprattutto hai Thresh che può andare a sopperire alla tua mancanza di mobilità con il suo passaggio scuro, con la propria lanterna, la W, e metterti al riparo anche qualora Rell e Tristana dovessero saltarti addosso, perché diciamocelo, si tratta di una bottom lane estremamente interessante e proattiva. Signori, è il vostro momento per l'ultima volta per oggi. Voglio sentirvi nominare il team che per voi vincerà. Hashtag KaiSeeWin per i Carmine Corp e il loro back-to-back final. E dall'altra parte invece il BIG Berlin International Gaming per la loro finale. Ricordiamolo, questi due team hanno tutte e due vinto i U-Masters. Io voglio fare una cosa che so che a te non piace, caro Etrurian. Me lo permetti? Tu fallo. Ok, ci proverò. E il tuo hashtag a chi va? BIG. Ok, benissimo. Pensavo una reazione un po' differente della serie, ma no, io queste cose non le faccio perché poi magari Caster Curse una delle due squadre. Io BIG, io voglio i BIG in finale, diamine. Bene, potrebbe starci. Facciamo attenzione subito a Cabo Shard Melonic, perché ci si scambia qualcosa, niente di particolare alla fine dei conti. Un po' di chunk da un lato, un po' di chunk dall'altro. Quello è uno Gnar da Fleet Footwork, caro Etrurian. Tanto sustain in fase di corsia. Cerchi in qualche modo di andare a contestare quello di Cabo Shard con suo Renekton, che andrà naturalmente per una succhia sangue. C'è il conquistatore dalla sua, questo lo aiuterà sicuramente tanto. Ma, per l'appunto, anche per questo Gnar c'è tanta resistenza, c'è tanto sustain, può permettersi di trovare trade, nonostante almeno sulla carta, trattandosi di un matchup ranged contro melee, potrebbe essere a suo favore. Targamas con una bomba sulla testa nel mentre, già sweepata la prima ward della partita. Hanno una discreta priorità, Metti con il suo Varus e Targamas con il suo Thresh. Quanto sono voglioso di vedere teamfight tutto il giorno. Targamas con i suoi uncini, Rell potrebbe entrare con il suo schianto, sarebbe un qualcosa di particolare. In questo momento c'è un problema per RKR, non tanto dal punto di vista monetario, perché ricordiamo la passiva di Twisted Fate gli permette di ricevere gold aggiuntivo, casualmente un random number generator per ogni minion che va a uccidere, ma il problema è a livello di poke, perché RKR fino a livello 5 non ha questa possibilità di wave clear così immensa, così immane. E da livello 5 in poi riesce un po' a rispondere in maniera più lineare ad Azir. Poi arriva a livello 6, naturalmente. A livello 6 Azir sarà lì a dire dove sta arrivando questo
mid laner e poi si muove in qualche modo. Ora però attenzione, i Calming Corp vorrebbero rispondere, c'è sia Seiken che Sigrof, c'è il teletrasporto, il luncino che arriva, teletrasporto da parte di Twisted Fate, se n'era andato il suo rivale di corsia e quindi decide per andare lui a utilizzare il teletrasporto. No Melonic, non vuoi rischiare, non vuoi permettere che sia Camoshad ad avere la priorità su questa corsia. Un'ottima manovra questa dei KC, che vanno a baitare un'importante risorsa per questo RKR, il quale tra tutto non solo ha sprecato un teletrasporto ma ha perso anche una wave sia di soldi che di esperienza, perché Seiken era stato perfetto nel pushare interamente i suoi servitori sotto la torre avversaria e questo ha fatto la differenza. Adesso a breve vedremo una piccola discrepanza tra i due, già a partire dal farming e poi arrivare a quella che è la exp. E nel mentre però, guarda Viego, è entrato in invasione nella giungla del jungler avversario, una volta che sapeva che quest'ultimo si trovava in corsia inferiore, ha messo due belle ward in profondità in modo tale da assicurarsi di sapere sempre il momento esatto in cui Jarvan dovesse spostarsi lì. C'è il Gromp che sta per respawnare sul lato superiore della mappa, proprio lato blu, lato Karmic Corp, e quel Viego lo saprà. Questo gli permetterà di impostare delle giocate molto proattive, molto interessanti, sul lato opposto della mappa, dove peraltro si sta già spostando con la presa di questo super ranocchione. A breve rinasceranno anche i lupi e questo gli permetterà di trovarsi a metà tra la corsia centrale e quella inferiore, magari cercare degli inserimenti, perché dopo il primo full clear Viego è attivo e può cominciare a fare qualcosa. Tanto top lane, Camoshad e Melonic si danno un paio di sonori schiaffoni, ma rimane tutto lì. Stavo pensando anche a un'altra cosa, Roxas, il fatto che in questo preciso istante Twisted Fate, tu dicevi una cosa giusta, a livello di esperienza starà indietro, probabilmente perché i minion sono morti vicino e come vediamo a differenza di qualche minion non così tanto, però a livello di gold è l'unica cosa in cui veramente Twisted Fate, io rimango su questa cosa, perché quando utilizzerà il destino voi direte sì, Seiken ha un vantaggio di minion ma non di gold, o almeno non così tanto come uno se l'aspetta. Ora Seiken va a muoversi verso questa corsia inferiore, sia che lui che Seaz hanno capito l'intenzione, però potrebbe esserci un problema, è arrivato Sinkroff, ci potrebbe essere il teletrasporto, Akaban è pronta ad entrare, decidono di scappare, c'è che lui che prova l'aggressione, interessante la scelta da parte del bot laner dei BIG, ma tutto qui, ci si ferma solo qui. E ancora una volta stiamo vedendo della proattività in corsia inferiore da parte dei Karmic Corp, è qualcosa a cui, mamma mia, non Akaban siamo abituati. E guardalo Sinkroff, attenzione, Seiken è arrivato, non può utilizzare ancora la sua ultimate perché non ce l'ha a disposizione. Akaban okay, riesce a fuggire, non c'è zona di giungla che può essere farmata da Akaban, quello che possono fare però è che sì, è prendersi questo Argo Granchio. È arrivato Arkear, carta gialla, entra subito con il flash, andiamo a prendersi la first blood in mano Viego. Ora però è che lui quello che ha problemi, meno male che è arrivato, eccolo là il destino su Targamas per prendersi l'avversario. Provano ad entrare ancora i giocatori con Akaban, ancora con la forma di Azir, si fermano qui, non vogliono andare oltre, il drago non è stato conquistato. Quale sarà la scelta da parte dei big? Stanno resettando in due, ma Targamas e Matti non vogliono darsi per vinti. Akaban si è stoppato. Però questo è molto pericoloso. C'è anche Arkear, c'è K2, c'è il teletrasporto in questo momento. Seaz morirà sotto i colpi di Sinkroff. Anche K2 morirà, infatti la doppia uccisione per lui. Viego ha trovato un'uccisione, però deve flashare per scappare. È arrivato anche Melonic. Non è troppo tardi, sì che lo è, perché era triple kill per Sinkroff. Quante risorse in mano a questo Jarvan, tripla a 7 minuti di partita, si fa sentire questo buff. Nei giorni scorsi di casting, prima con Moonboy, poi anche con Decoder Inside, spesso sono tornato a parlare della potenza di J4 in questa 11.16 con quei bellissimi buff che ha ricevuto dalla sua, e il fatto che nessuno lo stesse portando sulla landa era indice non del fatto che non fosse ancora forte, bensì del fatto che stavano ancora cercando il modo di inserirlo alla perfezione all'interno di una team comp competitiva. Rivediamo tutta l'azione fin dagli albori. Decide Targamas di rendersi nuovamente pericoloso. Lo sapeva Akaban, lo sapeva RKR, ma qui c'è il controllo necessario
per portare a casa la vita di Siaz istantaneamente. Kedui seguirà perché c'è la passiva attiva di questo J4 che continua prima su di lui, poi su Akaban, che non perisce per mano della freccia penetrante di Varus, ma del flag and drag ulteriore di questo stesso J4. 300 gold per lui di taglia sulla testa, una vera e propria spada di Damocle a soli 8 minuti di game. Potrebbe fare la differenza, anche perché nel suo inventario ci sono già i picchi di ferro e c'è anche la Kindle Gem, ci sono... c'è un'attiva importante nei fight che ti permette di andare a resettare anche un auto attacco. Ci sono degli HP, c'è dell'attack damage, c'è anche della cooldown reduction, anzi ability haste a voler essere corretti. È molto molto preoccupante questo Synchrof per i BIG, campanello di allarme che comincia a suonare decisamente presto per il team tedesco. Team tedesco che è ritornato nelle loro corsie in maniera normale. Caboshard prova ad aggredire in questo momento, ha comunque dalla sua il Dominus nel caso volesse, taglia fetta per giocare in questo caso proprio la torre, il Bing Bang che è in mano. Melonic utilizza anche Lognar per allontanarsi, catena della corruzione, qui provano ad andare avanti ancora, Metti viene preso a Targamas, Charkear che però è una posizione non veramente delle migliori, infatti vediamo quanti danni subisce il flash di Charkear per salvarsi. Il destino è stato utilizzato, ma non, ma per niente. Hanno vinto un 2v3 i Karmin Corp con una semplice kill su quel Varus. Allora, c'è da dire che finora non ci siamo accorti del farming di Kedui, che è in una situazione a dir poco disperata, caro Etrurian. Sono 76 a 46. Aggiungi a questo una kill per Varus e due assist sempre per lui. Un lungo pugnale seghettato, quindi letalità che comincia già a scalare. Appena arrivato uno scettro vampirico, la lacrima della dea già sulle 111 stack. Adesso sono veramente dolori per la bottom lane dei BIG. E questo è proprio quello che non ci saremmo aspettati. Te lo dicevo, sappiamo che i Karmin Corp amano giocare su Caboshard. Vogliono giocare tra la top lane e la mid lane con tantissima jungle proximity. E invece guarda che cosa ti riescono a tirare fuori. Matti e Targamas da soli! Scusatemi, ma la carta gialla Archear perché su Targamas? Probabilmente un misclick arrivati a questo punto. Ci può stare, attenzione. Targamas ha tanti crowd control che l'idea non è sbagliata. Però, sinceramente, avevo più paura di X-Matti se dovevo dire la mia. Però lui è lì, io sono qui. Ha più ragione lui di me, sicuramente. Questo è fuori di dubbio, ma siamo pur sempre umani e un errore meccanico può capitare in ogni momento. Certo, in una semifinale di EU Masters Summer 2021 al Silver Scrapes, game numero 5, sul 2-2, diciamo che brucia e pesa un po' di più rispetto a quella che dovrebbe essere la normalità, ecco, mettiamola in questi termini. Adesso si torna in una situazione di generale tranquillità, hanno resettato un po' tutte quante le lane, BIG sotto di 2000 unità a soli 10 minuti, neanche 11, devono tornare a farmare, ma questo non sarà facile perché i KC hanno tutte le frecce nel loro arco per sventare gli agguati dei loro avversari. Adesso ho visto dei ping da parte di Viego arrivare, potrebbe starci qualcosa, forse no, perché sembra voler tornare in corsia centrale, il re in rovina. Viene quasi spottato da una bellissima control ward di questo Seiken, che semplicemente si limita a continuare la RAS su Archear, che adesso è un livello sotto. Ci sono 10, anzi 12 minion di svantaggio per questo Twisted Fate. Per quanto a livello monetario, grazie alla passiva, possa tentare di rimanere a galla, quella Zir sta cominciando a prendere il volo. Qui è sicuro quello che vogliono fare i KC, vogliono far snowballare X-Matty. Abbiamo sempre parlato di come X-Matty e Targamas siano i due giocatori dei KC che vengono lasciati più a loro. Viene pensato più da Synchrof il fatto di voler andare da Seiken, da Caboshad. Invece in questo preciso istante X-Matty e Targamas stanno ricevendo tutto l'amore che non hanno ricevuto fino ad ora. Ora eccolo là, il Dominus, carta gialla, ottima questa stasi, ma c'è anche il Dominus, eccolo che arriva, i danni sono tanti, Synchrof di nuovo! C'è una cosa che in questo momento sto cercando di capire con tutte le mie forze, ma non ci riesco. Che cosa stanno cercando di fare i BIG? Stai perdendo tante risorse in bot lane, hai perso la prima torre? Perché investire la presenza di tutti, e dico tutti, i membri del tuo team, tranne Melonic,
per non pushare, per non cercare di ottenere degli obiettivi, perché non andare a cercare di ottenere un vantaggio crossmap? Hai la possibilità di agire in top lane ai danni di Kaboshard con quel Renekton. Gnar ha assolutamente da ridire nei confronti del lucertolone, ma non ci stai neanche provando e continua a perdere. Hai perso una torre, hai perso addirittura un membro del tuo team importantissimo. Quel Jarvan è 4-0-0 con una succhia sangue all'alba dei 13 minuti. Eclissi già arrivata assieme ad un nuovo martello di Caulfield per lo stesso Varus. Melonic entra a catena della corruzione. Zeke di nuovo! Targamas si prende tutti i danni di questo mondo sotto torre, lui è rimasto, il flash per salvarsi. Saiken è entrato, Kaim in difficoltà, arriva il Frog and Drag, la kill di Saiken di nuovo. Kaboshard continua a followare per prendersi i nemici, per allontanarli un'altra volta. E qui un'altra vittoria spettacolare e perfetta dei Karmin Corp. Adesso sì che possiamo parlare di esecuzione, possiamo parlare di rotazioni, possiamo parlare di macro, possiamo parlare di comp eseguita correttamente. Dopo aver ottenuto tutto quello che avevi preso in corsia inferiore, ti sposti in tutte le tue forze come fossi un esercito vincente e trionfante che rientra nelle porte della propria città nel Medioevo. Vai in top lane, frecce che vanno ad impedire, anzi catene che vanno a bloccare istantaneamente lo Gnar avversario. Trovi il dive, sopravvive anche Matty nonostante le cariche esplosive di Paitana, ma si fighta ancora Kaboshard, vendetta lacerante con il Dominus, sembra che si stia salvando. Sai che lo deve salvare, eccola con il utilizzo della ultimate. E qui di nuovo non riescono a bloccare l'ingresso. Kill trovata. Una kill spettacolare e finalmente ho visto i BIG rispondere in qualche modo. Avevi perso tanto, hai trovato il modo di andare a riottenere qualcosa. Ma non è finita perché ci si sposta in corsia centrale, quella un po' più dimenticata fino a questo momento, con Targamas e Matty che continuano con la loro opera di distruzione di massa. Questo Varus, nonostante non abbia ancora una letalità scalata correttamente, o meglio, scalata abbastanza a giudicare dal suo livello 9, può fare tanti danni anche sulle strutture stesse. Vedi? Che sì, vanno immediatamente a tridare, perdi una torre in corsia superiore, ne guadagni un'altra in corsia centrale. Questo ti abilita la rotazione sul drago della montagna, non è il migliore in singola copia, ma a breve andremo a vedere se si tratterà di una landa oceanica o di una landa infernale, e queste ti fanno gola, sì, landa infernale. Landa che fa comodo comunque a tutti e due i team, i danni che possono portare sono tantissimi. Pensa Kedui, pensa Arkeara, Kaban, dall'altra parte Seiken, Matty, lo stesso Kaboshard comunque adorerebbe prendersi l'anima infernale in questo caso. E la differenza però è colossale. Sì, hanno trovato la kill, poi andando aggressivi con Melonic che ha flashato quella scorta imperiale, però sono ancora in svantaggio di 4.000 unità d'oro e qualcosa di più. La differenza in gold è sostanziale, è molto grossa. E se ci pensi bene, non hanno veramente una posizione alla quale possono contestare, se non andando di forza, proprio come se fossero uno tsunami addosso agli avversari. E questo potrebbe essere un problema. Il problema più grande in questo momento in casa BIG è quella Tristana, è Kedui. Perché quando vai a selezionare questo Yordle cannoniere e lo metti in una corsia assieme a Rell, forte anche e soprattutto di pioggia di lame, vuoi trovare i trade inizialmente. Qui è finita questa fase di corsia, la laning phase, e non hai ottenuto letteralmente nulla, neanche un misero assist, e sei anche sotto per quanto riguarda il farming rispetto a Varus, e di un bel po' a dire la verità. Questo deve essere un grosso campanello di allarme per i BIG, che devono cercare di fannellare il più risorse possibili all'interno di questo tiratore, perché altrimenti rimani troppo indietro e non avrai la possibilità di renderti utile all'interno dei prossimi fight. È vero che Rell può lanciarsi all'interno con la sua ferromanzia, con i suoi controlli, con la sua coriaceità messa al servizio della propria squadra, ma potrebbe non essere abbastanza. TF ha bisogno di scalare parecchio, di comprare diversi oggetti prima di arrivare a fare un danno consistente. E guarda qui, entrano subito infatti anche con lo schianto, e la kill arriva da parte di Akaban. Questo vuol dire una cosa sola: questa torre cadrà. Sì, è stato preso comunque da parte di Synchroff, quell'Herald che potrà essere utilizzato ora in corsia superiore.
ma quanto è stato utilizzato in corsia inferiore per la corsia superiore? La risposta sarà importante da parte dei KC. Prendono due torri, sia quella interna della corsia centrale è rimasta in piedi perché è stata protetta con successo da Kedui, ma quella interna della top lane è caduta e hai dato tante risorse monetarie bonus a questo Azir, a questo Jarvan, che ne aveva già a Yosa di per sé, e anche a Thresh, che perché no, vuole andare a capitalizzare su degli ulteriori oggetti. Ci sono comunque 29 minion della sua, si tratta di un support, può essere qualcosa di particolarmente interessante, ma è un trade che a questi Karmin Corp tutto sommato non sta troppo stretto. È vero, è caduto Renekton, ma non stai puntando più su Cabo Shard in questo momento di partita. Stai puntando decisamente di più su questo X-Matti e anche sul tuo jungler. Questi faranno la differenza all'interno dei prossimi fight. Renekton sarà lì con il suo Dominus attivo a portare danni ad aria, a portare carne al fuoco in modo tale da rendersi veramente un muro di carne e fare peeling sia per Azir che per quel Varus. Ma BIG che devono cercare di capire quanto appena detto. Ci sono 4 kill dal lato tedesco della mappa? Sono tutte 4 su Viego. Se quest'ultimo cadesse sarebbe disfatta totale. Akaban provava a prendere solo carta gialla. Il cataclisma, vendetta lacerante, shutdown preso da Akaban, che prova a entrare, attacco, ma strada da kill, tutti dentro stanno facendo in un modo o nell'altro. X-Matti prova a prendersi Kedui che continua a fightare in questo momento, muore Seaz, c'è stato il Dominus anche da parte di Cabo Shard. Akaban con la vendetta lacerante scappa in questo momento e riesce nella fuga, ma qui è stato un 1-2 e Arkear, wow. Arkear ci ha messo del suo, questo è senza ombra di dubbio, ma non dimentichiamoci di quante risorse siano entrate ancora una volta nelle tasche di tutti questi KC. Adesso c'è una kill in più per Azir, era già arrivata la maschera di Liadri, il tormento di Liandri, e ora probabilmente a breve vedremo anche un bastone del vuoto a giudicare da quella che è il build pathing che vediamo in questo momento. Qui non ho onestamente ben capito cosa volesse cercare quel Jarvan, ma all'interno di questo fight poi si sono mossi alla perfezione. Il peeling di Cabo è stato meraviglioso, assieme anche alle catene della corruzione di Varus. Sarebbe morto avesse preso un attacco in più quell'Azir, sarebbero mancati tantissimi danni, il DPS si sarebbe abbassato a dismisura e questo poteva significare tranquillamente perdere il fight. Attenzione, Drake up, si danza intorno a quella che è la sua Tana, potrebbe scapparci il fight. Secondo me non è che potrebbe, ci scapperà il fight. In questo preciso istante Melonic è quasi in versione Mega. Dovrebbe arrivarci a breve, infatti ora si attiverà la trasformazione. Si continua a lavorare con la pazienza del drago. Si continua a far sì che i giocatori dei KC vadano ad azionare tutto questo. Kedui sta provando a giocare un po' con il recall. Penso che non vorranno fare tutto questo, ma vogliono lasciare il drago. Hanno deciso di lasciare il drago! Qui si va sul sanno point! Che in un fight... Sì, sanno che in un fight perderebbero a mani basse, sanno che tutte le ultimate del team avversario sono ancora up e sanno che hanno un discreto vantaggio sulla carta, perché parliamo di oltre 5.000 unità d'oro a soli 21 minuti. I danni ci sono anche le difese, perché quel Jarvan ha messo dalla sua un omen di Anduin, i critici di quella Tristana, anche qualora dovessero arrivare con tutta la lentezza del caso, non sarebbero affatto un problema per questo jungler. E poi bastone del vuoto per Azir, non importa che tu sia Gnar, che tu sia Rell, i danni ci sono, la penetrazione magica anche e il tormento di Liandry. È arrivato? Scendendo ancora più giù. Cataclisma, sì, cataclisma. Infatti il flash di Melonic. Sycroft. Ok. Sono rimasto anch'io abbastanza per terzo, che ho detto, ok, Dragon Flag, vuoi andare all-in su Melonic? No, ha deciso che ha preso il flash ed è contento. Flash importante, perché nel prossimo teamfight, se non c'è quel flash, Gnar deve andare del suo hop, del suo salto, per provare ad avvicinarsi agli avversari e utilizzare il suo Gnar in versione offensiva. O, comunque, nel caso volesse, potrebbe disingaggiare. Molto buono, perché in questo momento hai detto una cosa giusta, una cosa che hai fatto notare. Lo svantaggio da parte dei BIG è ampio e quindi non vuoi rischiare di ritrovarti ancora più indietro. Vuoi farmare, vuoi arrivare a quegli oggetti che ti permettono di dire, anche se sono indietro a livello di gold, non sono indietro a livello di potenziale.
Questo è assolutamente vero, specie se andiamo a considerare che TF è appena riuscito a concludere il suo build path verso l'archibugio a ripetizione. Questo significa più range, un minimo di velocità di attacco, ma soprattutto la possibilità di lanciare carte gialle a Yosa con il destino. Attenzione, mid! Eccolo qui, possono partire preso. Subito, eccoci qua! La kill trovata X-Matty grazie alla catena della corruzione. Caboshard ha utilizzato il Dominus per avere un range maggiore. Ora qui c'è un problema per i giocatori dei BIG. Il barone, perché sì, il Dragon starà fra 3 minuti, ma qui hai preso il midlane, qui puoi andare per il barone Nashor. Lo puoi fare, lo devi fare, guarda Caboshard che bella chiusura che fa. È una sorta di butta fuori e infatti Akaban cerca danni di ingaggiarlo con scarso danni preso da Lucino, entra dentro subito anche con il cataclisma. Devo utilizzare la stasi, sarà abbastanza oppure no? Sembrava più di sì, invece no! Viene preso, utilizzato anche lo Shuriwa Shuffle! Prende la kill a Targamas e questo sì che è barone! Adesso sarà barone Nashor, ma non bisogna dimenticare che c'è uno Gnar che bussa le porte della tua base. Devi chiudere questo obiettivo nella maniera più veloce possibile, perché stai rischiando di lasciare il tuo inibitore completamente scoperto. Caboshard non sta neanche recollando, non stanno provando a fermarlo perché sanno che bastano questi Empowered Recall con la mano del barone Nashor per dare fastidio a Melonic, che deve arretrare in questo istante lasciando quella torre a metà della sua barra degli HP. Stanno cercando disperatamente di aggrapparsi con le unghie e con i denti a qualcosa i BIG, a quel barlume di speranza che gli è ancora rimasto, perché ci sono 7000 unità d'oro di svantaggio per loro. Un barone Nashor con una team comp che può assediare e lo può fare benissimo tra quel Varus e quell'Azir, con due bellissime frontline, con Thresh che può cercare gli uncini, può usare la sua box, sloware e fare danno, con il passaggio oscuro può permetterti di riposizionarti in maniera perfetta. E qui BIG, grossa difficoltà adesso per tutta la durata di questa Baron Powerplay, devono limitarsi alla difesa, perché ce ne saranno delle belle. Caboshard e Sekiro in corsia inferiore vogliono pushare questa torre, che sarebbe importante non solo per il fatto dei gold che dà, ma anche perché metti pressione, metti proposizione, catena corruzione, i danni che mette, oh mio Dio che lui! Quanto rischi, però c'è il destino, carta gialla, potrebbero arrivare, Sinko può aiutare, c'è il cataclisma, c'è danno su Varus, continua ancora, la kill di Varus però, subito un'altra kill da parte di Akaban che prova a scappare, Sinko fin questo deciso istante, sembra che non sia abbastanza, Caboshard ancora, Sinko continua, Caboshard con la doppia uccisione, continua ancora, Caboshard e Sinko provano a bloccare in questo momento Akaban, che deve provare a scappare in qualche modo, sembra che non ci si riesca, vedete l'accelerante per provare nella fuga, ora subito il boom esplosivo, potrebbe esserci il taglio effetto che non c'è perché mancano solo 2 secondi alla Eddie Renekton. Oh mio Dio, mancava davvero pochissimo, poteva esserci il follow up al di là della tana del drago, e a quel punto sì che poteva esserci l'ace per questi KC. Ma guarda qui i danni che è in grado di mettere giù Matty, adesso sì che sta scalando quella letalità, ma qui ha gridato davvero troppo per cercare la kill su Tristana, è rimasto indietro, si è fatto cogliere dalla carta gialla del destino di TF che stava arrivando, ma non importa perché c'è Caboshard e guardalo, va dentro una Q full stack di furia, i danni sono altissimi, shutdown per Diego ancora una volta, tutte le risorse sono fannellate dentro di lui. Ripetiamolo, dovesse cadere sarebbe un disastro totale per la comp dei BIG. 8 kill, tutte sul loro jungler. Qui potrebbe esserci Drago che avrà la meglio del Diego che lo prende. Si continua a fightare, subito che provano ad andare avanti. Con lo Gnar, Melonic tenta la fuga, non ci riuscirà. Vendete la cenante, Melonic ancora però. Quanti pochi HP ha? Cataclismo meraviglioso! Ma si trova il primo, potrebbero continuare senza utilizzare la trend. Double kill per X-Matty, continuano ancora. Prende la kill Seiken, è un'altra uccisione. Vanno in corsia inferiore, vogliono chiudere signori, vogliono chiudere questo match. E a questo punto è soltanto stop the ports, c'è la resurrezione in forze per questo Viego, ma Renekton si è già portato dove deve essere, alla fronda di quell'inibitore della corsia superiore. Stanno per venire a mancare i minions, addirittura proxy farmando oltre la torre, ma eccoli che arrivano in forze, non c'è il barone Nashor, terminato questo buff, ma si pusha. Adesso torre dell'inibitore, inibitore preso. Synchroff sta tentando addirittura l'inserimento sulla corsia centrale con questa torre che cade a sua volta. Adesso è secondo inibitore, non c'è modo di arrestarli perché c'è soltanto Siaz ed è appena respawnato Gnar. Akaban, Arkeyar e Kedui sono ancora nel mondo in bianco e nero del respawn time. Rivediamo subito questo replay con l'engage meraviglioso. Prima un po' di frecce per poccare, si shredda un po' di armor su Akaban. Il red team riesce ad ottenere il drago impedendo l'anima infernale in apertura.
Ultimate di Viego con questo Akaban che non arriva, ma guardate, gustatevela tutta questa suprema di Jarvan Fort, perché non se ne vedono tutti i giorni. RKR cade subito dopo, Akaban e Kedui sono costretti un po' a limitare i danni, ma inspiegabilmente decidono di rimanere lì. Pensavano ad una manovra a tenaglia da parte di Jarvan e di Varus, ma è solo una questione di tempo prima che Seiken possa capitalizzare. Ed Ace arriva per mano di Targamas, una kill sul support, ma ti importa poco, quel Varus è gigantesco e alla stessa maniera Jarvan ed Azir. Sto pensando a come potrebbero i BIG recuperare. Hanno preso Steel Dragon, hanno perso un teamfight, hanno perso tutto, perderanno ora anche la torre TR2 in corsia inferiore, vanno per l'inibitore, il terzo inibitore, perché ce ne sono più di una a terra da parte dei giocatori dei BIG. Infatti tutto il poke che può mettere in questo caso il giocatore dei KC, Seiken, è tantissimo. Seiken di nuovo, sempre presente. Questo mid laner è uno dei più forti di U-Masters. Synchroff? Synchroff vuole andare su Kedui. Non so se la scelta è delle migliori, ma lo fa sicuramente scappare. Questa è la scelta migliore, sicuramente, per poter permettere al proprio team di pushare questa terza torre dell'inibitore. Synchroff ora vuole prendersi ancora l'azione. Carta gialla su Caboshard, non vuol dire niente. Melonic! Espetti quanti danni! Ora vanno per la torre dell'inibitore, possono continuare. Vanno a prendersi anche questo inibitore. Torre Nexus che andrà a cadere a brevissimo. I danni che mette anche Melonic in la cataclisma abbastanza. Nella probabilità per poter fightare, non sarà abbastanza. Verrà battuto in questo preciso istante a parte di Renekton. Signori, possiamo dirlo, possiamo guidarlo con Targamas che prende questo giro. Seiken con la scorta imperiale prendono uno dopo l'altro tutti gli avversari. Se finì Carmine Calf fanno il finale, la prima delle squadre di questo U-Masters a raggiungere la fase veramente finale. Hanno la possibilità di fare il back to back questi Carmine Corp. Non si vede tutti i giorni che agli U-Masters una squadra cambiando un top laner come Adam riesca ad arrivare a questo punto due volte di fila alla finale. Dovessero vincerla, sarebbe veramente glorioso a dir poco. Domani c'è un'altra semifinale, importantissima. Chi uscirà vincitore da quella andrà ad affrontare questa corazzata che ci ha dimostrato di poter inciampare, ma ci ha anche fatto vedere che si sa rialzare in maniera perfetta. E se dovessero vincere i Misfits Premier avremmo un due volte campione U-Master. I Fnatic Rising, come nello scorso split, potrebbero fare lo sgambetto e arrivare in finale. I BTXL arrivarono al quarto game, nulla più. I Fnatic Rising ora, che per l'ultima volta rappresenteranno l'NLC, potrebbero fare qualcosa. Ma ora andiamo solo unicamente a glorificare questi Carmine Corp. Di nuovo cambiano un solo giocatore in corsia superiore, il playstyle è quello. Ma signori, io voglio parlarvi di Seiken. Quello che volete, Seiken non è LC ready, Seiken è pronto per arrivare in un team top 4. Sono due volte che va in finale, sono due volte che in corsia centrale dice la sua e detta la sua legge. Sono due volte che questo giocatore dovrebbe essere preso e avergli detto: guarda che tu il prossimo anno non rimani più qui, andrai su nell'alto dell'LC. Potrebbe tranquillamente starci, si è fatto carico di tutto il suo team. Questa volta, in quest'ultimo match, abbiamo visto, lo ripeto ancora, qualcosa di diverso rispetto al copione che siamo soliti ricevere da parte dei Carmine Corp. Non è stato Caboshard il catalizzatore, il metronomo di questo team. È stata la botlane ed è stato proprio forse questo cambio di strategia così istantaneo, così repentino, a mettere fuori asse, fuori fase i BIG, che non sono riusciti assolutamente a giocare. Bastava annullare la loro bottom lane, lato forte della loro comp, lato forte della loro mappa, per andare a metterli nella condizione di non riuscire e non poter fare più nulla. Quella Tristana è stata del tutto ineffettiva all'interno di questo match. Non ha trovato impatto di alcun tipo nelle sue cariche esplosive, nelle sue ultimate, per disingaggiare niente. E guarda Matty cosa si permetteva di farle, perché la sua di letalità invece aveva scalato, c'erano tutti i danni, poi qui è caduto per mano del solito Viego. E poco da dire, si continua con il Dominus di Caboshard, e qui sì che il vecchio top laner dei Vitality fa valere tutti gli anni di pratica della sua carriera,
porta a casa una doppia e poi mette i bastoni tra le ruote anche ad Akaban, che si salva solo per via di questo flag and drag missato da parte di Synchroff. Fosse arrivato quell'ulteriore knock-up, sarebbe tranquillamente andato giù un'altra kill, un ace in quel caso, e le risorse sarebbero state molto di più. Ma godiamoci ancora una volta questo ingresso di Jarvan con questo cataclisma su quattro persone, qualcosa di fenomenale che non si vede mai. Double kill in apertura subito di questo Varus, Seiken trova la vita di RKR e qui era soltanto questione di mettere la firma su un contratto che era stato già completamente riempito e che diceva a gran voce: Carmin Corp, finale, secondo split consecutivo di U-Masters, c'è la possibilità di una finale tutta al francese, quindi come dici tu, c'est fini, e potrebbe esserci un campione back to back di questa competizione. L'unico team che poteva dire qualcosa, ne avevo letto tramite un giornalista, Megalodontus, su Twitter, proprio il fatto di come i Carmin Corp potrebbero essere la prima organizzazione a fare il back to back. E sicuramente avremo, se dovessero vincere Misfits Premier, uno, due team francesi in finale. Due, la possibilità di avere un due volte campione U-Masters, e sarebbe la prima organizzazione LEC Academy a portarsi a casa due trofei. Questo vorrebbe dire per i Misfits una grandissima cosa, ma i Misfits sono qui da una vita, i Carmin Corp sono qui da poco e stanno facendo totalmente la parola, la voce grossa contro tutti i team. I BIG sono qui da una vita, i UCAM sono qui da poco, ma hanno provato ogni volta a battere alla porta dei Carmin Corp senza risultato. Movistar Riders, Vodafone Giants, queste organizzazioni sono qui da una vita, sono qui da quasi l'anno 1, quasi, alcune sì, altri no. I Carmin Corp sono entrati, preso un quintetto mostruoso, gente che voleva smettere di giocare. Parlo di Synchroff. Synchroff, se non mi ricordo male, ha fatto un long tweet dicendo: sto per smettere di giocare, guarda dov'è ora. Guarda dov'è ora, per la seconda volta è lì in finale. Ricordiamo l'appuntamento per domani, sempre al solito orario. Fnatic Rising contro Misfits Premier. Chi vince dovrà affrontare il Golia. Deve affrontare i Carmin Corp. Questi Carmin Corp che oggi ci hanno fatto vedere davvero tanto, sono stati divertenti da vedere, possiamo dirlo, caro Etrurian. Oggi ci siamo veramente divertiti con queste partite. Al di là della tifoseria e quant'altro, è stato proprio del bel gioco. A volte abbiamo visto degli strafalcioni abbastanza macroscopici, come la fine del game numero 4, che stava per regalare la vittoria sempre a questi Carmin Corp, e invece poi ha visto un reverse sweep di questi BIG che hanno trovato la possibilità di contestare il match point al Silver Scrapes, ma non è stato sufficiente. La vittoria è arrivata dopo una partita dominata in lungo e in largo, un cambio di strategia repentino che ha impedito di rimanere in fase concentrati ai BIG, ricetta perfetta per portare a casa la vittoria. Primi finalisti, adesso è proprio il caso di dirlo, Carmin Corp. Vedremo cosa succederà domani. Abbiamo detto 3-2 Carmin Corp vincono contro i Berlin International Gaming. Domani un'altra semifinale da paura, Misfits Premier contro Fnatic Rising, la sfida delle due Academy LEC. Qui per oggi è tutto. Ace Rox, se io vi ringraziamo per essere stati qui presenti, per aver goduto dello spettacolo dell'European Masters di League of Legends. Abbiamo detto, domani l'appuntamento al solito orario, qui su canali PG Esports. Da noi, una buonanotte.